in vari punti del percorso. Cavalli in movimento dietro la macchina, ultima occhiata all'andamento del gioco prima di passare alla cronaca della corsa. Urlo dei Fiori numero 1 3.25, un signora S numero 12 3.47, resta terza cavallo al gioco, una Solac Est 4.84, numero 7 5.55, adesso se è qualcosa per il numero 13 Urban Legend, ma si va in partenza. Ottava ed ultima corsa di Palermo, corsa nazionale, 16 puledri di 3 anni al via, gioco in bilico come favorito fra l'1 di Urlo dei Fiori ed il 12 di Un Signor AS. Si va allo stacco che vede emergere Uguccione Jet, c'è l'errore di Unix Pedi, mentre al comando filtra Uber Joe col numero 5 dalla seconda fila, come era prevedibile. È partito molto bene Un Signor AS, che in poche battute si presenta sul capofila e passa, è riuscito ad anticipare nella sua mossa Urban Legend, che alla fine comunque resta comunque a gravitare a centro gruppo. Dunque Un Signor AS numero 12 al comando ha chiuso da controfavorito a quota di 3.45, in seconda posizione Uber Joe, per linee esterne Urlo dei Fiori tallonato da Uvaggio e da Urban Legend, insomma tutti i cavalli più attesi sono lì a giocarsela. Ha dovuto spendere abbastanza Natale Cintura con Un Signor AS, 45 scarsi i primi 600 metri partendo dalla seconda fila, ma adesso può giostrare la corsa nella posizione di testa che già in passato gli ha fruttato buoni risultati. C'è stato l'errore nel frattempo di Uber Joe, che ha consentito a Gaspare Loverde e a Urlo dei Fiori di sistemarsi in seconda posizione al diretto contatto del capofila Un Signor AS, che adesso sta per raggiungere il primo chilometro che al mio cronometro è uno svelto 1.16.6, un po' in difficoltà Urlo dei Fiori, più incisivo all'esterno prova Andrea Buzzitta con Uvaggio, che adesso comunque cala un po' all'improvviso e anche abbastanza drasticamente, e allora è Urban Legend col 13 a provare a farsi sotto, ma Un Signor AS sta viaggiando su ritmi notevoli ed ha guadagnato un paio di lunghezze nei confronti di Urlo dei Fiori e di Urban Legend, presentandosi così in chiaro vantaggio nella retta conclusiva. Prova ad avvicinarsi Urlo dei Fiori, mentre si è svincolato il numero 9 di Up and Down B, che è un po' la sorpresa della corsa. Vince Un Signor AS nei confronti di Urlo dei Fiori e terzo a sorpresa Up and Down B. Dunque ha fatto tutto bene Natale Cintura, e non c'era da dubitarne, con Un Signor AS che ha confermato una buona maturità venendo a vincere sul mio cronometro 2 qualcosina, 16 e mezzo grosso modo per Un Signor AS, quota di 3.45, niente male davvero. I colori sono quelli della Pink and Black, il training è naturalmente dello stesso Natale Cintura. Urlo dei Fiori ha dato la sua linea e porta a casa un buon secondo posto, sorprendente il terzo posto invece di Up and Down B, che chiude un ordine d'arrivo che ancora ufficiosamente recita 12.1.9. Questo per quanto riguarda l'ottava ed ultima corsa di Palermo. Pietro Di Salvo vi saluta e dalla favorita è tutto.